Il 5 per 1000, un gesto d'amore che non costa nulla. Con una firma, aiutaci a donare un sorriso ai pazienti oncologici. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Onlus, una stanza per un sorriso. Allora, partiamo, la regia ci dice che siamo pronti e lo facciamo amici, amiche che ci seguite, ben ritrovati. Questa è Canale 2 C'è, la nostra rubrica quotidiana di approfondimento con la quale ogni giorno trattiamo un diverso tema. Sapete che parliamo un po' di tutto, di cultura, di spettacolo, di politica, di tradizioni, parliamo veramente di tutto e di più. Oggi parleremo di uno spettacolo teatrale che andrà in scena nei prossimi giorni a partire da venerdì 3 di maggio e tutti i particolari, tutti i dettagli, tutti i retroscena di questo spettacolo li discuteremo all'interno di questa trasmissione. Vi presento gli ospiti che sono qui con me in questa puntata. La regia ha inquadrato subito Mimmo Di Benedetto. Buongiorno. Regista di questa commedia della quale parleremo, nonché attore teatrale. E poi l'altra ospite che abbiamo qui nei nostri studi è la dottoressa Rosanna Galantucci, presidente dell'associazione Una Stanza per un Sorriso. Allora, faccio prima un piccolo collage per farvi capire cosa c'entra la commedia con l'associazione Una Stanza per un Sorriso. Voi sapete che l'associazione Una Stanza per un Sorriso ha un'attività molto, diciamo, frenetica nella nostra città, dedicandosi ad ampio raggio su tutte le tematiche che hanno a che fare con la solidarietà, su tutte il lavoro che viene svolto presso l'ospedale della Murgia di Altamura, dove le volontarie dell'associazione si recano lì per dare assistenza, supporto anche psicologico alle pazienti oncologiche. E assieme alla compagnia Amici del Teatro, Amici del Teatro di Altamura, che è la compagnia di Mimmo Di Benedetto, hanno pensato di mettere su un progetto teatrale cominciato già da settembre, credo, dello scorso anno. E questo è un progetto teatrale che vedrà appunto le volontarie dell'associazione Una Stanza per un Sorriso, assieme ad alcuni attori che provengono dalla tua compagnia e anche da altre compagnie teatrali altamurane, e hanno messo su uno spettacolo davvero divertente che sarà in vernacolo, quindi in lingua altamurana, in dialetto altamurano, e il titolo sarà Chessa figlie, la mamma rete, insomma questa figlia la dobbiamo sposare. Allora, cominciamo con la dottoressa Galantucci. L'idea di questo progetto di darvi anche un'esperienza di carattere ludico, teatrale, com'è nata? È nata sinceramente da un incontro fortuito con il regista Mimmo, e con piacere noi abbiamo sposato la sua proposta, perché insomma le occasioni di condividere con gli altri non mancano, e quindi anche questo è un modo per supportare la nostra attività di volontariato e di solidarietà. Per noi questa, come tutte quelle attività che svolgiamo, è un modo per dare la possibilità ai nostri amici guerrieri di dimostrare che loro ci sono, dare un senso ancora più forte al loro percorso, perché loro sono come tutti quanti noi. E in questa attività ho notato una grossa e grande partecipazione proprio viscerale, si sono buttati a capofitto nelle prove, Mimmo li ha coinvolti in ogni modo e penso abbiano risposto alla grande, molto bene. Perché insomma le nostre attività, soprattutto il supporto psicologico e la psico-oncologia, prevede anche questo come terapia, un percorso parallelo alle cure convenzionali, non dimentichiamolo mai, è quello di ridarsi una possibilità nella vita, quindi vedersi dal di fuori e guardarsi ancora vivi per poter combattere questa malattia e andare avanti, essere più forti della malattia stessa. Certo, poi la vostra associazione è oramai sul territorio, credo già da 4 anni, sì. E avete già consolidato quella che è la vostra struttura, la vostra organizzazione, sì. Siete presenti un po' a 360 gradi su tutti i settori della nostra città, e questo vi fa onore, perché avete dimostrato intanto, dedicando il vostro tempo, la vostra dedizione, che tutto è possibile. Tutto è possibile, sì. Noi, ricordo, abbiamo una sede legale in piazza Zanardelli numero 20, dove appunto ci riuniamo, dove incontriamo i pazienti, ma soprattutto le pazienti che devono purtroppo
come dire, affrontare il problema della caduta dei capelli, quindi in questa nostra sede incontriamo in maniera molto riservata queste signore che scelgono la loro parrucca, poi ci sono le parrucchiere, in particolare la parrucchiera Enza Tancredi che si è dedicata a questo settore, prende le misure del cranio e sistema per bene la parrucca che viene realizzata sulla base della insomma, di come la paziente era prima di perdere appunto la propria chioma. E ricordo a tutti di fare attenzione a chi donate le vostre ciocche, perché qualcuno fa sempre il furbo anche in questo. Assicuratevi che le ciocche vengano nelle nostre mani oppure alle nostre parrucchiere. Loro espongono un cartellino, un attestato dove dimostrano di essere realmente volontarie della stanza dell'associazione Una Stanza per un Sorriso. Tutto qua. Va bene, ovviamente l'associazione Una Stanza per un Sorriso ha bisogno del contributo da parte di tutti e questo spettacolo teatrale contribuirà alla raccolta fondi che l'associazione Una Stanza per un Sorriso sta portando avanti per completare il, un po' tecnicamente, insomma, un po' commerciale, completare anche il pagamento del Paxman. È un macchinario particolarissimo. Viene utilizzato in pochissime strutture italiane, l'ospedale di Altamura, l'ospedale della Murgia, grazie alla Stanza per il Sorriso, è stata una delle prime strutture italiane nelle quali è stato utilizzato questo macchinario che ha un suo costo, però sostenere l'associazione vuol dire non solo contribuire a questo macchinario, ma contribuire un po' a tutto il lavoro che viene svolto dall'associazione, il lavoro che passa attraverso le scuole, il lavoro che passa attraverso convegni di prevenzione e varie tematiche a 360 gradi, come del resto questa teatrale, la commedia che andrà in scena a partire da venerdì 3 maggio. Mancano pochissimi giorni. Mancano pochi giorni, allora approfittiamo della presenza del regista che ha cambiato look, questa barba un po' imperiale, vabbè, visto che veniamo da Federicus, c'è qualcosa, no, qualche legame? No, assolutamente no, no. A dire la verità, io l'ho quasi sempre portata la barba, un po' più quando, ecco, tant'è vero che mi sono sposato, avevo la barba, quindi ho portato la barba per tantissimi anni. Poi così ho deciso di toglierla, anche perché, voglio dire, ogni tanto mi piace anche liberare un po' il viso, perché per fargli prendere il sole, forse sono stupidaggini, però no, vabbè, insomma, ogni tanto ci liberiamo. Però diciamo che la sto crescendo per una parte che farò, che mi piace farla con la barba, diciamo, esigenze di copione, qualcosa che ha a che fare con la trama di questa commedia. È una commedia in vernacolo, come dicevo, e parla di insomma, dal titolo, insomma, questa figlia la dobbiamo sposare, insomma, fa capire come se ci fosse una forzatura. Dico soltanto due parole perché non voglio togliere l'entusiasmo alle persone che sperano, spero siano tante, che riempiamo tutti i posti disponibili. Dico soltanto che è una commedia ambientata negli anni 45-50, subito dopo guerra, in pratica, ed è la storia appunto di una ragazza che purtroppo ha avuto una storia con un soldato americano e che è rimasta in attesa, e da lì, quegli anni, insomma, non è come oggi, quindi si crea insomma una commedia italiana, si confeziona il pacco e dice vabbè, la dobbiamo dare a qualcuno sta ragazza. Vabbè, però non anticipiamo niente, però però come al solito nei drammi c'è anche la parte comica, no? Nel senso che sì, è vero che ci sono delle parti drammatiche, ma solo sul dramma ci si ride anche se riflettendoci ci rendiamo conto del problema, che non è stato, cioè non era semplice, non lo è forse neanche oggi, perché comunque i problemi c'erano e ci sono, però oggi vengono affrontati in maniera diversa. Vabbè, lasciamo da parte il problema, entriamo nella... tanto per ogni problema si trova sempre una soluzione, lo vedrete nella commedia. Io non l'ho vista, ma ho assistito insomma qualche volta un po' ad alcune prove, vi posso assicurare che sarà una commedia molto bella, il divertimento è assicurato anche per le protagoniste, i protagonisti che entreranno in scena. Vabbè, io su tutti, io amo Biagio, Biasino mi fa divertire, insomma, io lo adoro. E non hai visto tua moglie? su quello, cioè, per carità. Sì, so che c'è anche mia moglie. Io non ho scoperto
le persone che recitano della stanza del sorriso, che interpretano più che recitano, bravissime, e non avevano mai fatto questa cosa. Si sono messe in gioco. Ma veramente, si sono impegnate al massimo, al punto che mi hanno lasciato a bocca aperta. Io non mi aspettavo. Le donne sono una grande risorsa. Io ho scoperto che alcuni, anche quando avevano la terapia, hanno fatto di tutto per completare velocemente la terapia e andare direttamente alle prove, anche se avrebbero dovuto riposare. E questo la dice lunga sull'effetto terapeutico di questa attività. Sì, è un'esperienza terapeutica davvero bella. No, io l'ho vista, anzi, qualche sera dice, beh, stasera magari non recitiamo. No! E perché? Ma dico, vabbè, ci riposiamo. No, ma che riposare? Dobbiamo fare. Noi stiamo male a casa. Vogliamo venire qui, vogliamo venire a provare. E vabbè, allora, le prove, come abbiamo detto, sono cominciate dal mese di settembre, poi, insomma, adesso è tutto pronto. Allora precisiamo. Sì, è vero, sono iniziate dal mese di settembre, ma non in maniera assidua. Certo. Diciamo che in maniera assidua le ho trasformate, diciamo, tutte le sere a partire dal mese di marzo. Abbiamo un po' focalizzato meglio le cose, l'abbiamo un pochettino, anche perché più la fai, ti entra meglio, la impari meglio, diventi più spontaneo, ecco, quindi abbiamo un po' approfittato. Beh, bisogna non solo recitare, ma entrare anche nei personaggi per dare la giusta impronta. Allora, questo cast, questa compagnia composta da una decina di attori, credo, forse anche qualcuno in più. 11 con me. Con te, andrà in scena a partire da questo venerdì 3 maggio e ci sono, adesso la regia vi sta inquadrando anche la locandina, ben 6 date: venerdì 3 maggio, sabato 4 maggio, domenica 5 maggio e poi sabato 11 maggio, domenica 12 maggio e lunedì 13 maggio. Quindi avete 2 fine settimana e un lunedì per mettere in scena. Sono 6 date, l'ingresso è alle 20:30, il sipario alle 21, non fate come fate sempre a Altamura, dicevate tanto alle 21 si apre il sipario e arrivate alle 21. No, a quelle arrivano pure prima, arrivano per prendersi il posto, migliore. Siamo contenti, perché a volte succede quando c'è un incontro, una cosa, si presentano. Sono preciso. Last minute, come sono si suol dire. Allora, la commedia andrà in scena dove? Nell'anfiteatro, sì, nel teatro. Parrocchiale, chiesa Trasfigurazione, via Sant'Eramo, numero 169. Vabbè, la chiesa della Trasfigurazione, via Sant'Eramo, lo sanno tutti. Magari non la conosce, quindi è meglio precisare. Lui è preciso. Ma vedono lì, insomma, non è che non si può vedere. Bella, imponente, una bella struttura nuova. Qualcuno mi dice, ma dov'è? Dov'è? Io lo spiego. Allora, gli spettacoli cominceranno, diciamo, la sera alle 20:30 e l'accesso è richiesto l'acquisto di un ticket, di un biglietto, che ha un prezzo simbolico di 5 euro e queste 5 euro saranno devolute in beneficenza all'associazione. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Una Stanza per un Sorriso ONLUS, quindi anche un modo per contribuire, per fare solidarietà passando una serata, vi posso garantire, divertente, perché sarà davvero bella. So anche che la prevendita sta andando discretamente bene, sì. Allora, poi la dottoressa Galantucci, dimmi. Bisogna precisare che veniamo fuori da un 4 giorni di Federico, che la gente giustamente era più impegnata su queste cose qui, non su quella. È una festa che coinvolge tutta la città, È capitata purtroppo a ridosso, non abbiamo potuto scegliere altre date, altrimenti mi sarei un pochettino spostato. Io l'idea di fare questa commedia era a marzo, poi siccome marzo c'è stato qualcuno che stava poco bene, abbiamo dovuto un pochettino rimandarla un po', perché altrimenti quella era la data iniziale che avevamo appunto progettato come nel gruppo. Diciamo. Non ha importanza, meglio tardi che mai. Sì, poi sì. Sono giornate belle. Perché l'importante è arrivare alla mia. Questo è l'importante. Sei date, quindi adesso voi state ancora ultimando le prove, queste ultime due, tre sere sul set. Palco. E sì, quindi stanno, i cavalli scalciano, non vedono l'ora di... Allora, adesso mi diceva la dottoressa Galantucci, l'Abo di Maria Cappiello darà alcuni arredi in solidarietà. Per allestire la scenografia. Maria Cappiello, insomma, ci sostiene, siccome insomma servono, penso, degli arredi, insomma, dell'epoca, lì ha un bel negozio di antiquariato e
ci sostiene anche così. Ci dà una mano. Ho capito, una domanda. Grazie anche insomma, a tutti gli altri che ci sostengono, come sempre, ovviamente. Ma il bimbo nasce nella commedia o non si sa? Nasce, vuole nasce. Sapere tutto. Non glielo dire. Nasce o non nasce? Se nasce lo vedremo. Battezzerai tu magari. Sai, capirai, posso fare il prete laico, insomma, non è che no, sia proprio... Fai il padrino. Posso fare il padrino, insomma, va bene. Io sono curioso perché per volontà mia, insomma, ho assistito ad alcune prove, poi non ho voluto più seguirle perché altrimenti avrei perso il gusto di seguire. No, è vero. Seguire. Beh, è un peccato, perché è bello vedere la commedia, quindi mi voglio godere il finale. Capire strada facendo tutto il messaggio che viene dato. Perfetto. Io vorrei aggiungere una cosa perché ci tengo, perché... perché grazie a Rosano, lo devo dire con vera passione, io mi sono un po' anche commosso nel fare questa commedia, perché per me è la prima esperienza a stare insieme con loro. Sì, è vero, ho esperienza con il mio gruppo, no? Gli amici del teatro, però ho notato che è completamente diverso lavorare con loro, perché hanno un attaccamento differente. Cioè, gli altri sì, lo fanno, si imparano, però sono un po' più restii. Invece siamo anche di fronte a persone che magari si trovano di fronte alla prima esperienza. Proprio dentro, capito? Con passione. E mi hanno un pochettino lasciato un po'. Non mi aspettavo questa loro. E hanno reso tantissimo. Cioè, non voglio dire il nome di uno o dell'altro, sono tutti. Tutti sono diventati bravissimi, poi ecco, vorrei tanto che la gente la venisse a vedere, perché è un peccato perdersela, è venuto fuori un lavoro strepitoso, bellissimo. L'altra sera, e dico solo questo, l'altra sera è venuta una signora che è altamurana ma che vive a Pisa. Mm-hmm. E siccome sta a Pisa, è una parente, l'hanno portata. Lei vive, fa anche teatro a Pisa, non è regista, però fa anche teatro da tanti anni. E alla fine ha commentato, mi sono commossa 3 volte, mi sono divertita tantissimo, è bellissima. Beh, dico, detto, non è che non mi prende, dice, no, assolutamente, è bellissima. Beh, Mimo, questo per dovere di cronaca e per rispetto degli artisti, di chi scrive sceneggiature, commedie, eccetera. Questa commedia è di chi? Questa commedia è del che tra l'altro mi ha proprio chiamato oggi dicendo che io l'avevo invitato a venire alla rete. Si chiama Stefano Palmucci ed è di San Marino. Ah, che bello. Ed è di San Marino. Un signore molto, a me piace, ho letto un po' di commedie, ne sto preparando anche un'altra sua, mi piacciono le commedie che scrive lui, come le scrive, e quindi l'ho invitato, per questa volta siccome ha dei problemi non riesce a venire, speriamo che la prossima volta riesca allora, a venire. Il tempo a disposizione l'abbiamo utilizzato, io ringrazio Mimmo Di Benedetto, regista di questa commedia che state rivedendo con la locandina inquadrata dalla regia, in collaborazione con l'associazione Una Stanza per un Sorriso, che sa figlie la mammardè, la dobbiamo mardè, poi la di. Allora sarebbe maritare. Sposare, però quando ero piccolo io, mia madre in dialetto, vedevo che questa parola dicevano, ehi, usci che sia se mardet, la figlia di Rosina, se mardet. Ecco, quindi nel dialetto antico c'era la D, cioè, al posto della T, sì, maritare. Mardet. E quindi poi sono andato a vedere sul vocabolario automatico, che non è che scrive una cosa che non è corretta, invece sta scritto sul vocabolario proprio mardè, maritare. Perfetto. Proprio... E quindi questa commedia da seguire, le date 3, 4, 5, 11, 12, 13 di maggio, l'ingresso alle 20:30, costo del biglietto 5 euro, ricavato sarà devoluto a Una Stanza. Vogliamo dire anche dove per possono un trovare, dove possono ah, trovare i biglietti, biglietti poi ecco, se eventualmente dovete acquistarli ancora, li potete acquistare presso la profumeria Noi in Estasi, in corso Federico II di Svevia ad Altamura, Dolce Stil Novo, la gelateria ex Bar Cenzino, sempre ad Altamura in Viale Martiri, e presso l'Hotel Svevia in Via Matera. 2. Vabbè, tu ce l'hai col numero 5, l'Hotel Svevia è lì, cioè uno arriva e dice, sto scherzando, anche la chiesa. No, perché quello lo chiamano, cioè lo chiamano. E figlio, quando ero piccolo. Preciso. No, quando ero piccolo lo chiamavano l'autostello. Santo, cioè, vogliamo precisarle queste cose? Sono uno. Vabbè, adesso, insomma, da anni che è Hotel Svevia. Vabbè.
Ringraziamo la dottoressa. Io ringrazio voi, ringrazio la compagnia e tutti, insomma, gli amici che hanno contribuito a questo, e soprattutto ringrazio chi verrà e sostiene questo evento. E dico che la soddisfazione più grande per me e per tutti noi della Onlus non è quella di sicuramente ottenere un ricavato che servirà all'acquisto di nuove parrucche, sostenere le attività dei nostri amici guerrieri, ma la più grande soddisfazione è quella di aver provato una grande emozione per me, ma soprattutto per i nostri amici, averli visti vivere, gioire e commuoversi allo stesso tempo. Certo, in un periodo in cui sono accadute anche alcune cose particolari delle quali non parliamo. Bene, io ringrazio i nostri ospiti che sono stati qui con noi, ringrazio voi gentile pubblico che ci avete seguito. Vi ricordo come sempre Canale 2 CE va in onda tutti i giorni, solita ora, fascia pranzo 13.30, 14.30, poi abbiamo le repliche serali e anche quelle mattutine del giorno dopo. È tutto per questa puntata, io vi saluto, domani vi vedrete con Arturo, noi invece ci vediamo nella prossima puntata. Il 5 per 1000, un gesto d'amore che non costa nulla. Con una firma, aiutaci a donare un sorriso ai pazienti oncologici. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Onlus Una stanza per un sorriso.